bisogna vedere come andrà la mia vita in futuro, bisogna vedere come andrà il Pippavirus, però forse tra qualche mese andrò per breve, breve, breve tempo a Praga. Però qui lo dico, qui lo nego, nel senso che ragazzi, vedete che situazione c'è in giro per il mondo con il Pippavirus. Cioè, io spero, nel senso che io adoro viaggiare, non ho potuto viaggiare per niente negli ultimi anni, per cui vediamo un po'. Comunque sia, ho guardato un filmato riguardo all'operazione Antropoide, in particolare a quello che è stata l'agonia e poi la morte di Heydrich. Voi sapete che Heydrich è stato ucciso dai partigiani cechi che gli hanno tirato una bomba e questa bomba l'aveva colpito. Ci sono molte teorie, tra cui il fatto che questa bomba fosse in un certo qual senso anche riempita di materiale velenoso. Un'altra teoria ci dice che le ferite si sono infettate, infatti fino a un certo punto Heydrich aveva migliorato la sua situazione di salute perché era stato comunque portato subito all'ospedale, poi invece aveva perso i sensi, era finito in coma e dal coma non si era più svegliato. Ci sono varie teorie e cospirazioni, un'altra dice che probabilmente voleva essere fatto fuori perché comunque aveva fatto una carriera folgorante all'interno del regime nazista, era il numero 3 delle 3 H, Hitler, Himmler e poi c'era Heydrich. Si dice che lo stesso Himmler forse voleva insomma, liberarsi di lui in quanto temeva la sua stessa autorevolezza, il fatto che potesse soppiantarlo. Altri nemici sono comunque possibili, che l'avrebbero diciamo avvelenato una volta arrivato nell'ospedale a Praga. Per quanto riguarda la figura di Heydrich, era talmente una persona spregevole e incredibilmente cattiva che anche Hitler l'aveva chiamato l'uomo dal cuore, insomma, di acciaio, di ferro, e aveva anche avuto tantissimi altri nomi dalla popolazione ceca che lo chiamavano la bestia bionda o il macellaio di Praga, in quanto nessuno si aspettava così tante esecuzioni, così tante impiccagioni, così tante esecuzioni. Quando era arrivato lui, invece lui era arrivato e aveva iniziato a proprio da una settimana all'altra, se non da un giorno all'altro, a far ammazzare persone anche più di uno alla volta e senza alcuna pietà. Quindi una persona veramente cattiva. Ma c'era una leggenda. La leggenda della corona di San Venceslao. Dovete sapere che all'interno del castello di Praga c'è una cattedrale che è la cattedrale di San Vito. Lì è conservata la corona di San Venceslao, però non è conservata in una camera e basta, no, ci sono 7 chiavi per aprirle e ognuna di queste chiavi è posseduta da una persona diversa, al massimo una persona ha 2 chiavi, per cui una chiave ce l'ha il presidente, per dire, per fare un esempio, 2 chiavi ce l'ha un altro ministro. E queste persone hanno la possibilità di aprire soltanto una porta, perché comunque sia questa corona di San Venceslao ha tra le pietre più grandi del mondo, è una corona d'oro 20-21 carati, quindi un oro veramente, non dico puro, ma arriviamo al 90% di purezza, diciamo. Ci sono zaffiri, ci sono rubini, quindi è una corona bellissima, però ha una maledizione. Chi oserà mettersi la corona in testa di San Venceslao e non sarà degno
questo regno morirà entro un anno. E si dice che Heidrich avesse osato mettersi la corona in testa, cioè avesse peccato di superbia. Errore che è terribilmente umano, che fanno tantissimi, anche non nella posizione di Heidrich. Però è interessante il fatto che questa maledizione sia andata avanti. Nel senso che Heidrich si dice che avesse fatto mettere la corona in testa anche a un figlio, a uno dei suoi due figli maschi. Lui aveva due figli maschi e due femmine. Uno dei suoi figli maschi aveva avuto poi un incidente stradale poco dopo la morte di Heidrich stesso. Questo bambino era molto piccolo, insomma, andava in giro in bicicletta ed aveva avuto un incidente stradale. C'era stata anche una commissione che aveva valutato questo incidente stradale, avevano veramente visto che il guidatore non aveva potuto fare niente perché il bambino era andato contro l'automezzo. Per cui scagionato anche l'autista della vettura, dell'automezzo, ma il bambino era a sua volta morto. Che dire, non si può capire, almeno io non posso capire la psicologia di un uomo che faceva eseguire stragi e poi tornava da sua moglie e faceva l'uomo di famiglia, perché poi comunque era una persona molto istruita, Heidrich veniva da una famiglia di musicisti, era un abile sportivo, diciamo, un abile tiratore di scherma, una persona con un fisico assolutamente atletico, era anche molto alto, forse, se ho letto giusto, più di 1,90 m. Ancora adesso c'è da qualche parte la foto che ritrae il suo viso dopo la morte. Gli hanno fatto un calco del viso. Inoltre, come personalità non era neanche fedele alla moglie. Questo capita ovunque, soprattutto poi in politica. Aveva avuto vari amanti, era stato poi perdonato, insomma, aveva avuto un periodo particolarmente turbolento, ma la moglie stessa gli aveva detto di entrare nell'SS e nel male più assoluto, nella malvagità più incredibile, perché anche lei non era una brava donna di sicuro, aveva visto giusto, aveva capito quelle che erano le caratteristiche e le potenzialità del marito. Si dice che lei non fosse una buona donna perché, per esempio, una volta una persona a Praga l'aveva vista passare, non si era tolta subito molto velocemente il berretto che portava in testa, non l'aveva salutata come lei pensava di dover essere salutata, come era il suo diritto essere salutata, ed era stato frustrato. Quindi, per essere una donna, io credo che veramente anche lei mancasse di umanità, ma cioè ci si piglia chi ci assomiglia. Quindi si erano trovati quei due. Lei diceva in un'intervista che quei periodi a Praga per lei erano stati bellissimi e che lei addirittura ci ritornerebbe a piedi. Questo lo diceva quando era già vecchia, quindi probabilmente a suo modo, come possono esserlo gli psicopatici, questo marito era molto amato da lei, per come si possa amare una persona del genere. E quindi una coppia che è stata assieme fino alla morte di lui, ovviamente, è venuta in modo molto violento, perché comunque ad una curva a gomito a Praga era stato attaccato dai partigiani cechi. Devo dire che ce ne sono stati due, i più famosi sono due, che sono Gajcik, che era uno slovacco, e Kubiš, che era invece un cieco. Questi due avevano personalità completamente diverse. Gajcik, lo slovacco, era molto più aperto, era un tipo scherzoso, il cieco era riservato, sobrio, anche forse un po' timido.
era stata tirata una bomba perché l'attacco con il mitra non aveva funzionato. Questo un po' dispiacere, nel senso che Gavi Chip, che aveva cercato di sparare, era un ottimo tiratore, per cui evidentemente quel fucile era veramente rotto, scarico, non lo so che problema potesse avere in canna, però non funzionava. Heidrich dimostrò tutto il suo carattere cercando di correre dietro, anche se ferito, agli assalitori. Questo aveva anche peggiorato la sua situazione, perché noi sappiamo che se corri e ti agiti e sei ferito, probabilmente sanguini anche di più, quindi siamo stati fortunati anche da questo punto di vista. Però interessante il fatto che questa corona abbia in sé questa maledizione. Infatti viene anche fatta vedere molto poco al pubblico, ed è appunto la corona di San Venceslao, che è diciamo, per così dire, il santo protettore della Repubblica Ceca. Infatti, una delle vie principali di Praga è la piazza San Venceslao, la strada San Venceslao, che è molto molto bella. Spero di potervi portare, tutto dipende da cosa succederà a ottobre, perché saranno le mie ultime vacanze, poi dopo dovrò mettermi così a studiare. Che dire, una cosa molto molto che ha dell'incredibile, perché dicevano entro un anno chi poserà sulla testa la corona di San Venceslao morirà, ed effettivamente è successo ad Heidrich. Ora non si sa se sia un fatto vero o una leggenda. Certo è che avendo fatto eseguire centinaia se non migliaia di esecuzioni in breve tempo, si era fatto un sacco di nemici, perché poi una volta conquistata la Repubblica Ceca e messa sotto un protettorato, Hitler si era tipo illuso di avere un popolo piegato loro, ma i cechi resistevano facendo dei sabotaggi, cercando di non rispettare le leggi quando possibile. C'era una certa lentezza nel lavorare, perché avevano capito che sarebbero diventati gli schiavi del regime. C'erano deportazioni sempre, e nei piani di Hitler c'era anche il fatto di rendere sterile parte della popolazione, germanificare la popolazione. C'era stato di tutto. Una persona che doveva partecipare all'operazione Anthropoid era stato sostituito in quanto era caduto, si era fatto male prima di partire verso la Repubblica Ceca. Quest'uomo si chiamava Svoboda. Quest'uomo aveva una moglie incinta in Repubblica Ceca. Nel momento in cui hanno scoperto che quest'uomo, pur non essendo partito, aveva continuato a fare il telegrafista, avevano ucciso il padre, la madre, la moglie, e il figlio gli era stato completamente strappato, nel senso che era stato mandato per motivi di istruzione in Baviera. E di quel figlio probabilmente lui non so se poi ne abbia sentito più niente. Nonostante questo, lui aveva continuato a lavorare per i telegrafisti britannici. E quindi, anche se lui effettivamente non aveva fatto niente per l'operazione Anthropoid, niente di, diciamo, niente che riguarda le operazioni militari, aveva fatto operazioni di supporto logistico a un'operazione militare tramite la possibilità di spedire informazioni per telegrafo. Tutto questo non era stato sufficiente, avevano sterminato la loro famiglia, le deportazioni erano tantissime, però nello stesso tempo Heydrich usava anche la tecnica della carota e del bastone, nel senso che aveva
aiutava e privilegiava quelli che venivano chiamati i collaboratori, ma reprimeva in modo brutale, sanguinoso e orrendo, da dare un esempio a quella che, contro quella che era la parte di Repubblica Ceca che voleva ancora opporsi. Una persona crudele, psicopatico, e a differenza di Hitler, era una persona fondamentalmente molto ben istruita. Quindi, cioè, per me è un enigma, perché nel momento in cui una persona è istruita dovrebbe sapere cos'è il male, e conoscendo il male potrebbe scegliere in modo più informato. Quindi non capisco perché non scegliere il bene, ma questa sono io. Non tutti hanno il mio carattere e non tutti hanno la mia personalità. Comunque, per quanto riguarda questa corona, diciamo che ha quasi 700 anni, quindi un'opera d'arte, ed era stata data, stata creata per i futuri sovrani boemi. Si dice che appunto abbia una parte più alta, a forma di croce, ed era praticamente considerata quasi come se fosse la corona di Cristo. In questo sta la sua sacralità, no? Però, diciamo che la cosa più riconosciuta è appunto la morte di Heydrich, a causa, si dice, di questa maledizione della corona, per chi ci crede. Nonostante tutto, come ho detto prima, la corona viene mostrata molto poco. Forse non lo sapete, ma la corona è stata mostrata per un anniversario. L'anniversario è stato nel maggio del 2016, dove l'hanno mostrata per i 700 anni dalla nascita di Carlo IV. Si dice Carlo IV di Lussemburgo, in realtà questo era anche un re della Repubblica Ceca, dell'attuale Repubblica Ceca. E viene ricordato come il buon re, perché aveva fatto costruire il ponte di Carlo, il bellissimo ponte che attraversa la città di Praga, che sta praticamente sul fiume Vltava, in ceco o Moldava, penso che si chiami in italiano. Vi raccomando di andare a vederlo, specialmente la mattina presto, quando non ci sono tanti turisti. È veramente una meraviglia, perché poi da quel ponte si vede il castello di Praga su una collina ed è tutto illuminato. Quindi il castello di Praga di solito è illuminato di sera, e poi potete andare a camminare su questo ponte, che ha veramente 700 anni di storia, un'atmosfera gotica stupenda, che io quando ci andavo mi passavano tutti i nervosismi, tutto lo stress. Comunque, nel caso siate fortunati, se verrà mai esposta, potete andare a vedere anche la corona di San Venceslao, ma è un evento così raro che non so quando. Dovete avere proprio tanta 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 fortuna. Va bene, ragazzi, io vi saluto, è stato un piacere parlarvi. Se avete altre idee su cose che posso fare, scrivetemi nei commenti qua sotto. Io ancora devo raccogliere tanto materiale per il Green River Killer, quindi ci metterò un po' di tempo, portate pazienza, e nel frattempo vi racconterò un po' di fatti miei qua in Germania. Un bacione a tutti e ciao ciao.